un gruppo di intellettuali idealisti era convinto che la maggior causa di incomprensione fra i popoli fosse il parlare lingue diverse, non capirsi, avere questa specie di torre di Babele in cui ognuno parlava una lingua diversa dall'altra. E allora pensarono di inventare un linguaggio artificiale formato delle parole di maggior uso delle lingue più comuni, parole francesi, inglesi, tedesche, italiane, spagnole, e lo chiamarono Esperanto, speranza. Però alcuni tentarono proprio anche di scrivere lavori, libri in Esperanto, però era una lingua artificiale e non ha avuto fortuna. E questa è un altro tipo di Esperanto, una canzone fatta appunto di parole di tutti quei popoli bagnati dal Mediterraneo, da appunto questa grande culla di civiltà che è stato il Mediterraneo e da cui deriva tutta la nostra civiltà europea. Ci sono parole spagnole, francesi, italiane, slovene, croate, albanesi, tutta la costa dalmata. Padane. Padane no, la padana si è bagnata solo dal dio Po. La Grecia, la Turchia, Israele, Palestina, l'Egitto, la Libia, il Marocco. E quindi è una canzone che vorrebbe davvero di nuovo affratellare popoli. Speriamo anche senza Esperanto si riesca davvero a parlare una lingua comune, che è la lingua della pace, della fratellanza. Siamo tutti uguali, siamo tutti fatti dello stesso DNA. Anche perché, diciamolo chiaro, te l'ha detto anche l'ultima volta, noi siamo un popolo un po' eretto, nel senso che viviamo nell'opulenza rispetto a tantissimi. Siamo dei 6 miliardi di terrestri, un miliardo consuma il 90% delle risorse, gli altri 5 miliardi muoiono di fame, di sete, di malattie, e finché ci sarà questo enorme divario, noi si spreca il cibo, si spreca l'energia, si spreca l'acqua, senza nemmeno rendersene conto. E quindi finché ci sarà questo enorme divario fra una minoranza ricca e una gran maggioranza di diseredati, la terra sarà molto triste sulla terra. Bisognerà rendersene conto. Ci vorrà davvero più fratellanza verso chi non ha da parte di IA. Quello che intenderebbero fare più o meno a G8, insomma, quando si incontrano. Quello che intendono fare più o meno, dico, è G8 quando si incontrano, il G10. I G8 credo che sprechino parecchio. Se invece di andare a far vedere le rovine dell'Aquila con tanto fasto li avessero utilizzati per accelerare la ricostruzione, forse era meglio. Senza pensare agli sprechi per il G8 che si doveva fare alla Maddalena. Quindi spreco di qua, spreco di là. Insomma. Ma tanto bisogna consumare, mi raccomando, consumare, consumare, consumare. Così cresce il PIL, e più cresce il PIL meglio si sta. Ma io so perché debba crescere sempre questo PIL, prodotto interno lordo. Perché tutte le funzioni matematiche e fisiche crescono e poi a un certo momento diventano costanti o addirittura riscendono. Solo l'economia deve sempre crescere, sempre crescere. Se no i ricchi non guadagnano abbastanza e poi restano sempre peggio.